ragazzi, siamo tornati qui, siamo sul mio episodio, sono Null e oggi farò una nuova recensione di Cenerentola e le scarpette di pelo. L'ha scritto Davide Calì e l'ha illustrato Raphael Barbanegre. Allora, vi leggo le prime tre righe. C'era una volta una povera ragazza di nome Cenerentola che viveva con un'orribile matrigna e due ancor più orribili sorellastre. Queste qui sono le prime tre righe. Adesso la vera storia vera e propria racconta che lei doveva pulire tutti i giorni e anche pettinare i capelli alle sorellastre delle matrigna. Poi un giorno ha visto una pubblicità di una fata madrina che poi ha telefonato a questa fata madrina e gli ha chiesto una cosa. Cosa dovete scoprire voi? Comunque ve lo consiglio perché non è la storia uguale di Cenerentola. Dovete scoprirlo voi com'è. Comunque lasciate un like, ciao!